Allora, grazie di essere intervenuti, ovviamente il dovere di ospitalità e parla inizio a Federico. Se vuoi ruota libera pure. Sì, no, sicuramente ha vinto la squadra che stasera se l'è meritato, perché Montecatini ha giocato una gara come mi aspettavo, con maggiore energia di noi, con tanta energia e maggiore di noi, con più incoscienza, più aggressività. Al di là della preparazione tecnico-tattica, credo che abbia prevalso questo. Purtroppo avevo avuto in settimana la sensazione che la gara di domenica con Vigevano ci avesse un pochino svuotato, anche perché stiamo passando un periodo difficilissimo, peggiorato dall'infortunio di Lasagna all'inizio terzo quarto, però non è assolutamente un alibi che noi dobbiamo cercare. Abbiamo giocatori che nel riscaldamento non sapevamo se avessero messo piedi in campo, tipo Magini e tipo Neri. Il Neri poi ha giocato anche molto bene e Magini ha fatto quello che ha potuto, ma è la prima volta che ha rigiocato da domenica, 2 domeniche fa a San Giorgio, e si è visto insomma che non era il massimo. Nonostante questo, ha preso 19 rimbalzi d'attacco, ma sono arrivati per 32-33 minuti primi su tutti i palloni vacanti. Cioè, non c'è nient'altro da dire, ero stupito alla fine del secondo quarto di essere ancora in scia, perché eravamo in scia, l'ho detto anche ai ragazzi, basta difendere adesso bene, con più attenzione sulle cose che abbiamo preparato per provare a riagganciarli. E invece, e questo non è accaduto perché abbiamo fatto ancora errori, cioè mi ricordo un paio di schiacciate di Moretti che era solo, è andato diritto al canestro, ma ancora uno contro uno dove loro ci hanno spostato e poi quando attaccavamo noi ci spostavano e quindi cioè, qualcosa non andava. Lo riassumerei così, abbiamo giocato molto male per 35 minuti, diciamo molto male per 20 minuti, un po' molto male i primi 5 minuti del terzo quarto, dopo abbiamo iniziato a fare le nostre cose, siamo emersi negli ultimi 5 minuti che da sempre sono i 5 minuti dove noi riusciamo a raccogliere più profitto, però non sono bastati ed è normale anche perché sul finale abbiamo fatto fallo su Gari che aveva fatto 7 su 7 e abbiamo fatto trascorrere tempo quando ad esempio potevamo farlo prima. Anche quella è una cosa di disattenzione che fotografa secondo me un pochino la gara di oggi da parte nostra. Mi dispiace tanto per tutti i tifosi che erano venuti a sostenerci, che ringrazio pubblicamente. So che i ragazzi imparano velocemente le lezioni, lo hanno dimostrato tante volte. Comunque, in una gara giocata veramente in modo orribile per più di 20 minuti, hanno dimostrato di avere qualità morali per provare a riemergere, lottando. Si sono sporcati le mani troppo tardi. Questo è il problema che abbiamo avuto. Però speriamo di imparare. Adesso c'è solo da provare a conquistare uno dei primi 4 posti con tutti noi stessi. Il calendario non è certo agevole, però proveremo perché Vigevano ha vinto, quindi si è riavvicinata e noi ci proveremo con tutti noi stessi, non possiamo fare altro. Sarebbe un piccolo, cioè, una cosa importante per una società piccola come noi raggiungere uno di questi posti. Abbiamo un vantaggio che però non è che ci può permettere di giocare in questa maniera, perché altrimenti non si vince una partita. Ma son sicuro che sarà un episodio. Da domenica ritorneremo ad essere la solita squadra attenta in difesa e dura nei momenti importanti come siamo sempre stati tutto l'anno. Ti aspettavi una partita così dura a livello Sì, difensivo da parte di Montecatini? certo, li avevo anche preparati. Però sai, le parole servono a poco. Io ero preparato e consapevole, sono stati veramente bravi, ma lo sapevo perché alla fine è tutto l'anno che Montecatini gioca bene. Ha perso, avevo detto anche in prepartita, aveva perso delle partite anche per sfortuna, per episodi finali, un tiro entrato non entrato, le ultime gare. Con Varese, con Piombino, proprio per episodio, con Piombino un 24 secondi che ho ribaltamento, cioè succede, stasera noi meno uno tirò da sotto, non è andato, non c'è stato il fischio, che dirà giustamente poi del fatto, cioè hanno deciso adesso, ma non posso riassumere questa gara sugli episodi perché abbiamo fatto troppo male la parte prima. Ne
gli episodi. Abbiamo scelto di attaccare due volte l'area con Mazzucchelli perché è uno dei migliori tiratori liberi del campionato, sperando che facesse canestro subisse un fallo. La scelta è stata mia, quindi sul finale la responsabilità ovviamente è mia, ma non conta niente il finale quando giochi male per così tanti minuti. Il Montecatini ha fatto una bella gara e si può solo fare complimenti. Se non ci sono altre domande, passerei la parola a Roberto. Federico, se resti ci fa piacere. Certo, volentieri. Coach, inizio io, sarebbe stato una beffa prendere questa partita qui. Certo, sarebbe stata una beffa perché abbiamo espresso un'ottima pallacanestro per tutto l'arco dell'incontro, siamo andati un pochettino in difficoltà, un po' fuori di giri in attacco quando si sono schierati a zona un po' adeguata, nonostante avessimo avuto pazienza nell'attaccarla, appunto il ritmo che è stato un po' la costante per tutta la partita lì l'avevamo un pochettino perso. Sapevamo che San Miniato non è lassù in cima a classifica per caso, sapevamo che hanno idee molto chiare, hanno obiettivi molto chiari che vanno a ricercare, credono in quello che fanno, per cui sapevamo altresì che se per provare a vincerla avremmo dovuto avere obiettivi altrettanto chiari, ricercarli con grande lucidità e crederci ancora di più. Faccio complimenti ai miei ragazzi perché questo è quello che è accaduto e credo che sia questo che ha determinato l'ottima prestazione. Sono contento, sono molto molto contento, credo che un dato significativo, i numeri riguardo e non riguardo, però un dato significativo sia il fatto che abbiamo preso il doppio dei rimbalzi di San Miniato, perché appunto c'era tanta consapevolezza, voglia e fame, ecco, di strappare questi due punti in qualsiasi modo. Penso che la lotta al rimbalzo abbia dimostrato giusto appunto questo. Sono contento, ho voglia di festeggiare con i ragazzi, però non voglio fare comunque questa festa perché noi siamo stati un po' troppo volatili in tutto questo campionato. Dopo un'ottima prestazione poi è venuta una battuta a vuoto. Ora dobbiamo riposarci un attimino, rischiarirci le idee e poi da martedì rientrare in palestra con una voglia e una determinazione incredibile, perché questo mese qui sappiamo che pesantezza ha, sappiamo quanto è importante e noi questo orgoglio dobbiamo averlo sempre, 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 sempre. Stasera c'è stata una grande fame, direi, una grande voglia di vincere che si è vista in tanti episodi, in tanti aspetti, tanti rimbalzi di Marengo, penso che ha fatto solo un'ottima partita, al di là delle prestazioni di Moretti, che è più visibile, di Galli, che ha fatto dei canestri decisivi. Okay. Credo che la difesa sia stata, ma anche i rimbalzi in attacco, no? Testimoniano questa voglia che stasera è preponderante. Sì, che sono appunto tutti questi elementi tecnici sono figli della grande determinazione e temperamento che avevamo. Hai citato alcuni giocatori, io voglio ricordare anche Alessio Boris, che anche lui non sapevamo se avrebbe potuto giocare e invece ha lottato tantissimo, sono tanti minuti in campo, ha giocato anche con una ferita sotto il mento. Poi ho dovuto rinunciare a Maresca e Giorgi, insomma. Giorgi, sì, Maresca purtroppo ha avuto un problema, Giorgi non stava bene, si è sacrificato, ha giocato e poi ora c'è ancora una volta un problema al piede perché purtroppo la buona sorte non ci assiste, però ripeto, noi dobbiamo essere quelli di stasera, con queste facce qui, ora ci si riposa e poi da martedì queste facce qui, assolutamente non si deve fare. Guardando le altre partite, ora siamo nella lotta fra Milano e Cosenza per il 12° posto, giustamente dice resettare, però se la squadra già con questo appetito qui diventa decisivo lo scudo diretto. Non vorrei andare troppo in là, mi viene da dire che bisogna pensare a vincere più di loro, però pensiamo alla prossima, che è una partita che va preparata molto bene, perché qua in casa nostra Borgo Sesia un po' ci imbrigliò dal punto di vista tattico e questo non si deve ripetere, per cui in primis deve essere bravo io e lo staff a fare un lavoro certosino e poi appunto riproporre semplicemente queste facce qui.
Grazie.